Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi invita all'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro. Ben ritrovati all'ascolto di Tutto lo Stadio, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione col Centro di Coordinamento degli Sport Club. Oggi, come sempre con noi, Valentina Ferossi, presidente del Centro di Coordinamento, ed è con noi anche Gerardo Carpentiero, che è un rappresentante dello storico club Gallo Guercio di Ferrara. Buongiorno Valentina, grazie per essere tornata con noi. Vedo un bel sorriso, lo dico ovviamente agli ascoltatori che non lo possono vedere, perché la SPAL ha compiuto una bellissima impresa a Perugia, addirittura giocando in 10 per oltre metà della partita è riuscita all'ultimo secondo, grazie a una prodezza di Latelat ma a una bella azione di tutto il collettivo, a portare a casa un punto pesantissimo. Sì, è un pareggio che è inatteso, perché bisogna dirlo, ha quasi del miracoloso, perché proprio sul filo del fischio finale dell'arbitro, un'azione voluta, creata da Latelat, perché bisogna dirlo, è entrato dentro con una voglia di aiutare i compagni, di essere veramente importante in questi ultimi minuti, perché realmente è entrato dentro gli ultimi minuti. Generalmente quando si è vicini alla fine della partita, sono proprio gli ultimi, una manciata di secondi si può dire, anche noi tifosi ci rilassiamo un po', ci rassegniamo. E invece aveva trasmesso una voglia di comunque ottenere questo pareggio, che eravamo tutti ancora in tensione. Era come se la partita non dovesse mai finire, ed è stata una sensazione che da tempo io non provavo. Poi quando c'è stato il gol ho fatto un urlo, io ero in tribuna, penso che l'abbiano sentita Perugia città, e poi battevo le mani sulle cosce, perché è stato proprio, mi sono scaricata, ecco. Sono stati molto sportivi i perugini, perché mi hanno dato il 5, hanno ammesso che l'abbiamo proprio voluta questo pareggio contro una squadra, una bella squadra tosta. Loro a giusta ragione si stanno giocando i playoff, perché è veramente una squadra da playoff e forse qualcosa di più. Ieri hanno sbagliato il mondo, però capita, non è che è un demerito loro, è un merito nostro, cioè merito proprio della nostra squadra che ci ha creduto fino alla fine. Poi in 10 Colombo, veramente non l'ho capito questo ragazzo, perché fare due falli tutti e due a centrocampo, che non c'è motivo di fare dei falli di quel genere lì a centrocampo. Poi ne ha fatto uno, a parte l'arbitro aveva solo una direzione, perché gli stessi falli li hanno fatti anche i perugini, non ha mai tirato fuori un cartellino solo, da noi ne ha tirati fuori una marea. Non è stato neanche bello, ecco, l'arbitraggio. Però al di là di questo siamo andati contro tutti e contro tutto, perché anche contro l'arbitro, e siamo riusciti a portarci a casa questo pareggio, che è oro, perché è un altro mattoncino che mettiamo sulla lista della nostra classifica. Quindi onore ai nostri ragazzi e onore, devo dire, anche al mister, perché sta trasmettendo qualche cosa veramente di positivo. E avevano ragione i nostri amici del Cittadella quando mi hanno detto: abbi pazienza e vedrai che passettino per passettino lui riuscirà a creare qualcosa. Ed è vero, ed è proprio vero. Gerardo, una SPAL tra l'altro che si è presentata a Perugia con l'assenza di diversi giocatori che sappiamo sono molto importanti per la nostra squadra biancazzurra. Quindi alla fine questo punto vale il doppio, non solo perché
la SPAL ha giocato in minoranza numerica la maggior parte della partita, non solo perché è arrivato il pareggio all'ultimo secondo, ma importante anche perché nel momento in cui riavrà mister Venturato a disposizione questi giocatori di prestigio molto importanti, c'è speranza che anche di fronte alle difficili partite che ci aspettano contro le squadre che sono nei primi posti di classifica si possa far punti. Io non posso fare altro che confermare tutto quanto di buono ha detto già Valentina, e effettivamente quello che ha detto è così, l'ho visto anche io e quindi condivido al 100% quello che ha detto. Ecco, l'unica cosa che io posso dire, ecco, se posso dire così, a livello tecnico, penso che la SPAL, se devo essere sincero, non ha fatto una gran bella partita a livello di gioco, però l'ha giocata con il giusto atteggiamento. È andato in campo, come diceva Valentina, ci ha creduto, abbiamo perso tante palle in partenza, ma non potevamo fare diversamente, avevamo una squadra fortemente rimaneggiata, senza un centrocampista, diciamo, di ruolo, perché inutile, ce lo diciamo, quando manca Mancoso e manca Viviani, uno dei due è fondamentale per questa squadra. Non c'è nessun giocatore, non vedo altri giocatori nella spalla, nel suo organico, che abbia le loro caratteristiche e che possa far salire la squadra in profondità e fare il lancio che vada a smarcare l'uomo in aria. Però la SPAL poteva giocare, doveva giocare solamente così, doveva distruggere il gioco avversario, contrastarli. Chiaramente hanno perso tante palle di partenza perché il Perugia ci ha pressato 94 minuti e io dico, ma ci stimoleranno anche loro con la corsa, invece non ci ha mollato, fino alla fine hanno corso con i matti. Poi dopo, se dobbiamo essere sinceri, qualche episodio alla fine ci ha anche girato bene, perché abbiamo sempre tanto parlato male dei nostri portieri, ne abbiamo visti 4 se non sbaglio. Ieri sera il nostro portiere, abbiamo scritto Perugia 1, Alfonso 1, il portiere ha fatto lui ieri sera il risultato, al di là del bellissimo gol di Latte Latte, che io ho tornato a casa questa notte, tarda ora da Perugia, che l'adrenalina chiaramente non ho preso sonno, mi sono messo a riguardare tutti gli highlights, perché l'azione dalla curva di Perugia non l'avevo vista molto bene, l'azione del gol, l'ho rivista e rivista, è stata un'azione bellissima. Tutto in profondità con 4 tocchi di prima e la telata ha fatto un gol bellissimo, per cui io sono veramente contento, perché poi fare gol all'ultimo secondo, l'ultimo te recupero, io sinceramente dico, ma ho visto l'arbitro fermo, dico non andrà mica al VAR. Speriamo quindi no che ci sia qualcosa, perché chiaramente da una curva all'altra non si vede proprio così bene, però dai, siamo contenti, come diceva Valentina, un punto importante su un campo difficile ci dà fiducia per domenica prossima. Sì, domenica prossima tra l'altro arriverà la Cremonese, che in questo momento è capolista, quindi una partita sicuramente molto impegnativa per i biancoazzurri. Come sempre a questo punto del programma ascoltiamo le dichiarazioni di mister Venturato al termine della partita, e al microfono di Lorenzo Marchetti dell'ufficio stampa della SPAL ascolteremo le dichiarazioni proprio di quello che è stato uno dei protagonisti della giornata, ed è Emmanuel Latelat, che naturalmente racconterà anche l'emozione di questo gol fatto tra l'altro in un rientro dopo un lungo infortunio, e va detto che questo giocatore si è fatto trovare prontissimo e anche molto freddo per essere un ragazzo di 23 anni, nell'ultimo secondo di gioco riuscire proprio a mettere la palla dentro, avrebbe potuto anche calciare con violenza cercando magari il gol di Potenza, invece ha proprio piazzato la palla nell'angolo giusto e ha regalato questo punto pesantissimo alla SPAL. A seguire come sempre il minuto spallino di Alessandro Orlandin, direttore responsabile dello spallino.com. Allora mister, sembrava un cattivo presagio l'espulsione di Colombo dopo Monza, dopo tante esperienze, e poi invece la squadra è stata in partita fino alla fine ed è stata premiata. Ah, mi dispiace che abbiamo dovuto giocare ancora in 10, credo immeritatamente, mi pare che la prima ammonizione sia stata un po' esagerata, quindi, però dobbiamo accettare questo tipo di situazioni, e la cosa che è stata importante è di una squadra che comunque ha mantenuto quell'equilibrio, quel temperamento, quel carattere che diventano particolarmente importanti durante le partite, sempre quando si è 11 contro 11, e diventano ancora più importanti quando ci sono queste situazioni che, dove c'è da dare qualcosa in più, e credo che sotto questo punto di vista la squadra ha fatto un passo molto grande in avanti, dove c'è stata una partecipazione, un atteggiamento, una voglia di fare risultato che sicuramente fanno un grande piacere, e credo da parte mia di dover fare un grande applauso al gruppo per la partecipazione, per la voglia e per la ricerca del risultato. Credo dobbiamo tenerci dentro
in modo molto attento questa situazione, questa capacità mentale di affrontare le partite, di portarle dalla nostra parte sempre, in qualsiasi momento e per tutti i 90 minuti. Questa per me è stata una partita davvero importante. L'inserimento di Pede al terzo centrale per dare più solidità alla difesa e per dare anche più spinta propulsiva. È bella anche l'azione dell'ultimo gol, veramente da manuale. Sì, avevamo già avuto un'occasione nel primo tempo con Colombo, abbiamo avuto un'occasione all'inizio della ripresa con Dorazio e poi una situazione nella quale D'Arriva ha avuto la possibilità di calciare e Pinato anche. Quindi siamo stati sicuramente capaci di creare qualcosa di importante, oltre che all'occasione gol e il gol finale, che sicuramente è stata costruita con volontà e con capacità tecniche che questa squadra ha in modo importante. Mister, buonasera. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia. Lei aveva detto che temeva il Perugia per la sua fisicità e per la sua aggressività. Abbiamo visto però anche da parte dei suoi giocatori tutta questa molta aggressività in campo, tant'è che hanno portato l'arbitro a combinare alcuni cartellini gialli, peraltro pesanti, come anche che hanno costretto anche il giocatore suo a giocare, la sua squadra a giocare in 10. Però nella spalla ha avuto questa forza, questa reazione di giocare bene e anche in 10, subendo talvolta anche prima il gol del Perugia, poi addirittura il raddoppio. Però poi è una spalla che ci ha creduto fino in fondo, quindi io credo che questa spalla non meriti questa classifica che ha attualmente, perché anche con la Regina, con l'Ascoli avete giocato un buon calcio, però avete raccolto poco. Sì, la ringrazio, credo che noi siamo una squadra che un po' molto lentamente, ma che è cresciuta molto nell'identità, nel carattere, nella capacità di affrontare le partite, e credo sicuramente che abbiamo meno punti rispetto a quelli che abbiamo meritato sul campo in queste ultime 11 giornate. Per cui dobbiamo far tesoro di questa esperienza che ci ha portato a portare a casa un punto molto importante e adesso puntare a crescere, a far qualcosa in più, a metterci nelle condizioni di esprimere quelle che sono le nostre capacità e saper fare anche il risultato. Viste, per dovere di cronaca dobbiamo anche evidenziare che mancavano ben 8 giocatori. Quindi questo è una squadra fortemente anche rimaneggiata. Questo purtroppo con tutte queste partite una dietro l'altra, con il Covid che ci ha colpito in modo pesante nel periodo di Natale, sicuramente ci ha fatto pagare conseguenze dal punto di vista sia mentale che fisico, che oggi un po' paghiamo. Però questo fa parte un po' di tutte le squadre, perché è stato un campionato di Serie B nel quale veramente c'è stata una sequenza di gare che ha veramente portato le rose a perdere molti giocatori, e noi ne abbiamo perso diversi di importanti. Adesso speriamo in questo finale di stagione di avere la rosa al completo. Ultima domanda, mi scusi, ma un suo pensiero sul Perugia, come l'ha visto come squadra? Io ritengo il Perugia una squadra, come ho detto prima della partita, è una squadra allenata bene, che ha fisicità, che ha idee, che ha capacità di giocare, e quindi credo che sarà una squadra che si giocherà fino in fondo la possibilità di lottarsi la Serie A attraverso i playoff. Sperava in un risultato del genere qui su questo campo, peraltro un campo difficile? Io spero sempre di cercare di vincere le partite, io vado in campo per cercare di vincere le partite, sempre, anche a Perugia. Mister, oggi Ludovico Dorazio è stato schierato in una posizione inedita. Quando ha maturato la scelta di adottare questa soluzione, appunto? Ma io ritengo Dorazio un giocatore di grandissimo talento, è un giocatore che ha qualità tecniche e anche qualità fisiche. Non ha grande struttura, ma ha comunque impatto e ha soprattutto una tecnica raffinata, per cui è un giocatore che in quel ruolo, secondo me, riesce a esprimere molto del suo talento e è anche in grado di mettere in condizioni i compagni di trovare le sue finalizzazioni, per cui mi sembra che sia un giocatore che in quel ruolo possa esprimersi al meglio. Un momento, mister, difficile tra infortuni, giocatori indisponibili, sanzioni disciplinari,
un pareggio raggiunto allo scadere, all'ultimo secondo, quanto può essere importante per il futuro per dare fiducia, nuova forza alla squadra? L'ho detto prima, devo ringraziare veramente un gruppo che sta lavorando con determinazione, con voglia e con grande passione. Noi abbiamo un pubblico che ci trasferisce passione e dobbiamo essere molto bravi a riuscire a coinvolgerli con le nostre prestazioni, perché possono diventare per noi un uomo importante. E credo che quello che è il risultato di oggi è una grande soddisfazione. Dobbiamo essere molto contenti, tenerci dentro quello che abbiamo costruito oggi e saperlo migliorare nelle prossime partite. 5, 4, 3, 2, 1. L'attesa è finita. Nasce il nuovo Kia Sportage, disponibile in versione mild hybrid benzina, mild hybrid diesel, hybrid e prossimamente anche plug-in hybrid. Scopri la gamma Sportage in concessionaria o su kia.com. Kia. Movement that inspires. Reali Auto, concessionaria per Ferrara, in via Maiocchi Plattis 10, telefono 0532 60 372. Amici o parenti in arrivo, consiglia loro Casa Sibilla. Casa Sibilla è un appartamento accogliente e luminoso nel cuore del centro storico di Ferrara, in una zona comoda, verde e tranquilla, con posto auto riservato. È dotato di wifi, tv con Netflix, aria condizionata, lavatrice, ferro da stiro, lenzuola, asciugamani, macchina da caffè e tutto l'occorrente per cucinare. Casa Sibilla, il grande comfort e la massima indipendenza nel cuore del centro storico di Ferrara. Casa Sibilla è su Booking e Facebook. Info su casasibillaferrara@gmail.com. Che meraviglia! C'è proprio tutto per la tinteggiatura, tutto per enologia e giardinaggio, tutto di elettricità, idraulica, edilizia e tutto per piccoli e grandi lavori domestici. Di tutto, di più! Alla Ferramenta Buini trovi l'assistenza e giusti consigli per un risultato perfetto. E aggiungi preventivi gratuiti per tapparelle e zanzariere, oltre che chiavi e serrature e legna di ottima qualità. C'è di tutto e di più alla Ferramenta Buini. Siamo aperti a Ferrara in via Porta Catena 45 con ampio parcheggio interno o sul sito ferramentabuini.it per acquisti online. Info 0532 52 142. Cena o pranzo in famiglia o con gli amici? Allora si va alle Querce. Perché le Querce accontentano tutti, con gli squisiti piatti di carne o pesce, o con le pizze tradizionali, o la fantastica pizza al metro con tanti gusti a piacere. Alle Querce è tutto fatto in casa e curato con la massima attenzione, per offrirti il meglio nel massimo comfort. Si va alle Querce e siamo tutti contenti. A Ferrara, in via Gramicia 41, di fronte al campo da golf. Per prenotare 0532 750 053. Tranne il martedì. Vuoi parlare della tua azienda su social e web e perderti tra milioni di messaggi massificati? O puoi distinguerti raccontandola in esclusiva alla radio? Contattaci allo 0532 188 1858 per sapere come. Emanuele Attelat, a fine ottobre l'infortunio sul campo di Ascoli che ti ha costretto ai box per molte settimane. Oggi il gol decisivo per il pareggio all'ultimo secondo. Quali sono le tue sensazioni a caldo? A caldo le sensazioni sono molto positive, perché come hai detto tu, 4 mesi fa ho avuto questo brutto infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po', quindi oggi quello che è stato fatto sia da parte mia che da parte della squadra è una cosa importante, e questo ci dimostra che siamo una squadra viva e nonostante le difficoltà possiamo giocarcela con chiunque. Adesso basta prendere coraggio e affrontare tutti. Quanto hai sognato in queste settimane il gol e soprattutto te lo aspettavi un gol così importante? Ho sognato tantissimo, già da 4 mesi fa quando ho avuto questo brutto infortunio già pensavo quando sarei rientrato a dare una mano alla squadra, comunque segnare e gioire insieme ai miei compagni, quindi è stata un'attesa molto molto lunga. Oggi al tuo gol la panchina è esplosa, tutti sono entrati in campo, i membri dello staff, i tuoi compagni, un abbraccio enorme, pieno di calore. Questo gruppo, in questo momento di difficoltà, infortuni, indisponibili, sanzioni disciplinari, quanto aveva bisogno di una gioia così? Ah, ne aveva tanto bisogno, perché come hai detto tu, da queste cose si vede che siamo una squadra molto unita e sono contentissimo di aver segnato, ma la cosa più bella è stata girarmi e vedere tutti incontro, poi il 94esimo è una roba, penso che per un calciatore sia una cosa stupenda chiudere la partita e segnare all'ultimo minuto, e quindi sto gruppo aveva veramente bisogno di un episodio del genere, e adesso bisogna trovare il coraggio di rialzarsi, pensare già domani e affrontare la prossima partita.
Minuto Spallino, il punto di vista di Alessandro Orlandin. Un saluto alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Dolce Vita, io sono Alessandro Orlandin e questo è Minuto Spallino. Ci arriva una bella storia, una storia di riscatto, una storia di gioia alla SPAL dopo la beffa contro l'Ascoli che aveva punito una squadra oltre i propri demeriti. E questa gioia, questa storia di riscatto è arrivata a Perugia in una partita che la SPAL aveva decisamente rischiato di perdere per via di un'altra storia un pochino più buia che quella di Lorenzo Colombo. E invece un concentrato di determinazione, di voglia di riscatto, di intelligenza e anche di forza ha fatto sì che Manuel Latelat tornasse a segnare dopo 7 mesi, firmando un punto veramente molto molto pesante. Fino a un minuto prima di quel gol probabilmente avremmo giudicato negativamente la prova di una SPAL che sì, ce l'ha messa tutta, la buona volontà l'ha fatta vedere, però ha concluso anche poco. E invece arriva questa rete a cambiare decisamente il tono a questa giornata e a dare a Venturato e al suo gruppo qualche motivo in più per guardare con fiducia le ultime 8 partite della stagione. Vuoi imparare l'inglese? Da My English School troverai il corso d'inglese che fa per te e i risultati dureranno nel tempo. My English School, in via Porta Romana 59 a Ferrara, ti ha offerto Minuto Spallino, il punto di vista di Alessandro Orlandin. Rientriamo in studio, solitamente a questo punto del programma diamo un'occhiata alla classifica e alla nostra prossima avversaria. Oggi lo facciamo con Gerardo Carpentiero, quindi a che punto è la classifica della SPAL in questo momento e la nostra avversaria prossima sarà la capolista, quindi magari ti chiederei un tuo punto di vista sia sulla situazione di classifica e anche sulla prossima avversaria. Innanzitutto io penso che una cosa positiva che bisogna subito sottolineare è che abbiamo una partita meno e un punto in più su tutte. È un dato di fatto che sembra una banalità, ma è molto molto importante, perché alla fine un punto può essere molto importante, specialmente perché abbiamo diversi scontri diretti con Crotone, con il Cosenza, con l'Alessandria, due squadre che lottano per la retrocessione diretta o per i play-out. Quindi arrivare con qualche punto di vantaggio non fa male. Per quanto riguarda il resto della classifica, la parte alta se la gioca in 3-4 squadre, Cremonese, il Monza, il Benevento, sono tutte squadre che le abbiamo viste tutte, sono tutte belle squadre costruite tutte per salire. E alla fine sarà un episodio, sarà qualcosa che ci dirà chi delle 4 andrà su direttamente. Poi le altre se la giocheranno tutti ai play-out, compreso il Perugia, che al momento sarebbe fuori dai play-out, ma ieri sera se non avesse avuto quell'episodio a loro sfavorevole, ma lui chiaramente favorevole, sarebbe chiaramente dentro la zona play-off. Però ecco, il campionato di Serie B, come diciamo sempre, è un campionato molto bello. È un campionato molto tirato, molto, molto duro per tutti, perché al di là della tecnica conta la continuità. Anche se a volte non vinci, però fare il punticino, avere continuità è quello che alla fine poi ti fa la classifica. E lo stiamo vedendo anche quest'anno. Ecco, è quello che è mancato un po' alla SPAL, che ultimamente però sembra che un pochettino si sia messa in carreggiata. Io sono fiducioso perché insomma, tutto sommato, adesso abbiamo 7 punti dall'Alessandria. È un margine accettabile per darci un po' di tranquillità, perché sappiamo tutti che vanno in Serie C, retrocedono le ultime 3 direttamente, la quarta o tramite i play-out o direttamente se il distacco della squadra che è la prima in classifica è superiore ai 5 punti. Al momento siamo in zona tranquilla. Facciamo gli scongiuri, una partita in meno, un punto in più, domenica abbiamo la Cremonese, giochiamocela, ripeto, non andiamo in campo per pensare di disfare la Cremonese, che è impensabile, ma mi starebbe bene avere anche un punticino e poi andiamo avanti con le pugne una alla volta. Prima della chiusura, Valentina, parliamo come sempre di quelle che sono le attività del centro di coordinamento. Sì, noi adesso stiamo già allestendo il pullman per Alessandria, speriamo di essere in tanti, di dare anche noi soddisfazione alla nostra squadra che ci sta dimostrando di volere a tutti i costi questa salvezza, e quindi vanno anche aiutati i ragazzi e anche noi dobbiamo fare la nostra parte. E poi continuiamo con le uova, per chi ha prenotato le uova saranno già a disposizione la settimana prossima, e quindi chi vuole venirle a ritirare può già farlo. C'è una novità, che saranno anche disponibili in Corte Vecchia presso la pasticceria Orsatti, e quindi
chi non può venire al coordinamento può anche andarli a acquistare direttamente presso Orsati Group. Bene, quindi uova e non dimentichiamo anche la scarpa da calcio di cioccolato del centro di coordinamento. Ne approfitto anche per mandare un saluto a Franco Pivati, che tanto aveva caldeggiato le qualità della scarpa, e quindi insomma io tutte le volte, Valentina, che mi parli della scarpa del coordinamento mi viene in mente Franco Pivati che se la mangia il giorno di Pasqua, e quindi insomma è anche un'immagine simpatica. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi, ci risentiremo dopo la partita che si giocherà al Mazza domenica della SPAL contro la Cremonese, augurandoci di avere lo stesso spirito di oggi e lo stesso buon umore che abbiamo dopo questo bel pareggio della SPAL con la Cremonese. Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi ha offerto l'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro.